Eccoci qua ragazzi, eccoci dopo un, po', un bel po' di tempo ci siamo, ci siamo ritrovati, questo è l'ultimo appuntamento prima delle, delle vacanze direi perché è il 50 di luglio quindi direi che ce la meritiamo un po', un po di vacanze anche perché eh, dopo tutto quello che c'è stato ci siamo ritrovati intorno direi che ci vuole un bel po' di, di riposo. Molti dicono: Vabbè, sei stato a casa due mesi. Sì, ho capito, però non è stata una scelta mia. Quindi adesso ci godiamo un po' le vacanze, soprattutto per chi, eh, per chi può farle. Innanzitutto, oggi sappiamo che siete collegati, perché abbiamo due ospiti molto molto interessanti. Due amici di Artitesi, due amici della scuola. E intanto volevo salutare tutti quelli che ci stanno, che ci stanno seguendo e soprattutto. Eh, chiedere loro, come al solito, sto sempre molto, molto tranquilli e carini se sentono bene, si vede bene tutto quanto. Detto questo, volevo anticiparvi eh, una roba interessante che è eh, sicuramente eh, quella che diciamo vedrete qui eh, in alto. e eh, Questo è un, un piccolo coming soon che vi faccio perché eh, stiamo lavorando su un portale online. Eh, che ci farà stare sempre vicini insomma a voi e darà soprattutto la possibilità a chi vuole imparare da, da casa di lavorare e frequentare dei, dei corsi online seguiteci sul, sul nostro sito, sul nostro sito www.artitesi.it www .artitesi eh, ci saranno o sui nostri social e ci saranno a breve delle, delle grosse novità soprattutto in vista anche del, di, eh, di settembre, nuovi corsi eccetera eccetera, ma Passiamo a noi eh, perché l'argomento di, di oggi è sicuramente molto, molto interessante e forse va anche a chiudere no, un, un ciclo da questo punto di vista, visto che da, da un paio di mesi stiamo andando a eh, cogliere tutti quelli che sono eh, diciamo gli, gli argomenti e i campi della, della CGI legati principalmente al cinema. E, e oggi abbiamo con noi un, uno che di strada non ha fatta parecchia anche perché ha girato, ha girato parecchio e adesso si trova proprio dall'altra parte no? del, del mondo e ve lo presento perché è qui con noi Matteo ciao Matteo Matteo Pedricone! ciao come stai Matteo? bene, bene, buonasera Buonasera a tutti. Eh, a te, la è sera. raccontaci un po' da dove ci parli. Va, così eh, facciamo un attimo un excursus. E qui è diciamo. È più, più altro buonanotte. È notte. Sì. Siamo, sono, sono a Melbourne in, in Australia. e Qui sono le 11 eh, di sera. Sì. E... ed è inverno soprattutto ed è inverno un po di fresco defresco ed è, ed è inverno, inverno perché, sì. è lontano Poi, di... il paese è talmente grande che insomma uno si sposta un po' e c'è l'estate c'è l'inverno diciamo come un continente però ecco cioè, è inverno e io sta cosa <ride> la soffro tanto senti invece la la, la parte diciamo negativa, quindi la parte lockdown, non lockdown, COVID, eccetera. Come questa è la domanda rido, a tutti gli artisti che stiamo, che stiamo chiamando per capire come gu guarda. All'inizio è stato abbastanza mh, facile, eh, la situazione qui mm -hmm. perché. Mh, 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 la, io lavoravo per uh, Metal Studios, eh, che è un'azienda che ha uffici un po' in tutto il mondo, e gli altri uffici del mondo a inizio marzo sì. eh, hanno avuto subito tanti casi, c'è stato insomma un bel problema negli altri uffici e da noi era abbastanza tranquilla la situazione. E però erano i giorni che stavano per fare il Gran Premio a Melbourne di Formula 1. Sì, sì. Quindi hanno visto che col Gran Premio arrivavano tante persone così e hanno cominciato subito a preoccuparsi e hanno chiuso. E come hanno chiuso i numeri dei contagi sono scesi subito. Certo. E quindi diciamo all'inizio c'è stato un lockdown abbastanza facile, quindi potevo ancora comunque abbastanza uscire, andare a fare sport, andare al mare così. E fino a che, poi dopo l'hanno stretto un po' di più, e quindi i, i movimenti sono stati limitati. E, e, però, dopo, diciamo, dopo un po' i numeri sono scesi drasticamente. Quindi abbiamo avuto tipo tanti giorni con veramente tipo uno o due casi al giorno di nuovi contagi. E hanno fatto tanti, tanti test, quindi, tanti nei, fuori i centri commerciali. Eh, camionette, passavi e ti, ti facevano il test, ah, proprio così. Sì, sì, quindi hanno fatto tipo non so quanti, ma tantissimi al giorno, comparati per la popolazione. Qui, nel, nello stato del Vittoria, siamo credo 6 milioni di abitanti. Quindi, credo sia come il come Lazio. Alla fine vi hanno chiuso, intanto salutiamo Ale. Ale Contenta che dovrebbe essere una vecchia <ride> conoscenza che ti saluta grande, grande. Me, Ciao, Ale. Nicola che ci saluta un, uno studente ormai ex studente che, che ancora ci segue eh, compositor quindi sicuramente eh, parte, parte sicuramente interessata e interessante a cui di questa di questa chiacchierata che ci, che ci facciamo e fra poco ci, ci collegheremo anche con, con un altro bel compositor che, che ha girato e Niente, Matti, io in realtà come, come a tutti eh, ti volevo intanto eh, presentare, ma chi si può presentare meglio di te, nel senso che ci racconti brevemente come sei arrivato lì. cioè Molto spesso noi abbiamo, passami il termine, intervistato, in realtà non è un'intervista, è semplicemente come dicevo una chiacchierata e una condivisione di esperienze, eh, e ci hanno raccontato la loro storia, però si parlava comunque di, di Londra, molti erano stati in America, eccetera, però... In Australia, devo dire, che soprattutto live così, non ce l'avevamo avuto. Intanto, ti saluta pure, pure Antonio. Raccontaci un po' come sei, come sei arrivato fin qui, come hai iniziato diciamo, la, tua, la tua avventura del compositing e come sei arrivato in Australia. Guarda, ehm, ho iniziato un po' com cioè come tutti, poi alla fine qualcosina si studia, tante cose le impari da solo, vedendo online. Eh, eh, guardando quelli, tante persone più brave di te, insomma, rubando con gli occhi eh? e veramente agli inizi, poi un po' di, un po di lavori, eh, diciamo, stage o robe gratuite o cose comunque, diciamo, per imparare perché all'inizio non sei assolutamente produttivo. Mm -hmm. E, e poi dopo tanta voglia di viaggiare che quella fa parte del, del, del carattere credo più che del eh, tante persone magari sono un po più conservative e piace più stare a casa non, non lo so magari eh, una, una cosa un po' di, di indole no? Tanto di indole salutiamo, sì salutiamo pure Lino grandissimo che ci segue e quindi c'è Aristide sì, sì cioè, avevo questa cosa di partire e, e come ho potuto, diciamo, dopo un annetto già che stavo in Italia, sono andato subito a Londra. E, certo. Lì, e, e poi era un bel periodo, insomma, c'era tanto, tanto lavoro. E dove e, sei ho iniziato subito a una grossa società? Sono, sono stato subito okay. a NPC, sono stato a NPC e mi sono fatto le ossa a NPC, diciamo, <ride> e, mh, perché comunque c'era tanto, tanto da fare e poi dopo da lì ho fatto The Mill, CineSight. Um, e poi dopo però tornavo sempre comunque in Italia perché poi alla fine sai la famiglia gli, gli amici e però avevo sempre avuto eh, la, la, diciamo il sogno americano il sogno di, di, della California perché Quindi... lo abbiamo perché tra realtà c'è cioè, una passione pazzesca. Ciao, Giulio, ciao. Ale, intanto salutiamo che è quella del surf, no? Ma? Sì, sì, ho cioè la passione del surf e del windsurf, però ehm, cioè, eh, non so per quale motivo l'Australia non l'avevo considerata così tanto. Uh -huh. E a un certo punto ero comunque un periodo che diciamo tra cose per vicissitudini personali, voglia di partire, eccetera, eccetera, allora ho detto, sai che c'è, facciamo questo, c'era un'opportunità eh, un di lavoro eh, con Luma, Luma Pictures, sì. e ho fatto questo, questo colloquio. E alla fine del colloquio il supervisore mi fa, vuoi andare in uh, California o vuoi andare a Melbourne? E io ho detto, oh, vorrei andare in California. Uh -huh. Mi mandano la mail, ok, allora ti prepariamo il visto, vai a Melbourne. E ho detto no, come abbiamo detto, vado lì. Eh, e invece poi dopo mh, eh, parlando con, con loro, mi hanno detto, guarda, è più facile lì perché comunque il visto è più facile prenderlo, cioè eh, ci serve più lì a noi, così. E quindi alla fine ho detto, va bene, dai, cioè, no, non, non mi sembra il posto più brutto del mondo. E quindi eh, di no. Direi di no, però, però Matte lì non è, non lo so, io l'altro giorno per battuta, ma intanto faccio vedere pure un po' di cose che hai fatto, un po' di articoli che mi hai, che mi hai girato, super interessanti, qualcuno era, me l'ero pure, pure perso, e, però che ti dicevo, lì diciamo, non è il posto più facile del mondo per... Per arrivare mettersi a lavorare, cioè, non lo so, ma noi su Dimac ma... ci vediamo Airport Security di Melbourne, e ogni volta uno dice, oh mio dio, lì è possibile andare. Quindi raccontaci mm, un po' come. Ma guarda, eh, diciamo. Mh, sembrano tanto. Eh, cioè, so, anzi, sembrano, sono molto comunque quadrati rispetto a noi rispetto a noi, italiani. Le regole si rispettano, eh, tutti precisi, assolutamente, eh, cioè, eh, quello che vedi è abbastanza vero. Diciamo in airport security o, o trasmissioni del genere, c è, c è. però comunque c'è mercato. Cioè, nel, in questo lavoro cioè, comunque mh, la Fox ha gli studios qui a ah, Sydney. Eh, ci sono altri mh, teatri in gold coast poi mi dicevi pure ILM no aperto da, eh, sì, da pop, adesso sì. ILM aperto, aperto a Sydney uh -huh. e mh, che tra l'altro ho fatto mh, quando ero a perché io ho iniziato a Melbourne sì. e poi quando ho finito qui sono andato a Sydney e sono stato due anni lì e ho lavorato sia in Animalogic che a Method Sydney. Okay. E, e mi sono innamorato di Sid cioè, Sydney, cioè, secondo me è la città più bella del mondo. Cioè, è veramente, un... non lo so. Mi non, non non è descrive. rimasta nel cuore, mi è rimasta nel cuore. E poi dopo sono tornato qui, comunque lì il lavoro era, era un po' meno, quindi son, son, mi è capitato un'altra volta di, di tornare a lavorare qui a Method, questa sì. volta a Melbourne, e quindi sì. ho lavorato fino a un anno e mezzo qui. Adesso mi è scaduto il contratto, uh -huh. e, e adesso, mh, siccome poi la mia fidanzata vive qui, e, pss, sto cercando di fare diciamo le, le pratiche per diciamo per trasferirmi A rimanere per prendere proprio la residenza proprio, qui fatto proprio il salto e il salto di sì. lavoro ok e... E per però il... ecco per, per il resto diciamo com, cioè, arrivare qui se se l'azienda ti sponsorizza ecco, è sì. abbastanza semplice com, diciamo ehm, paragonato non so agli Stati Uniti certo. eh, o anche al Canada che adesso è un mercato grande per, per i VFX eh, e non è difficilissimo chiaramente eh, ci ser serve esperienza internazionale quindi l'azienda deve sapere che la persona che va a che arriva ha esperienza certo. eh, quindi, diciamo ehm... non, è, non è un posto ecco pronti via provo a andare lì perché ecco molti ci hanno detto che sì, però, però per esempio loro hanno una cosa molto carina che è quello del working holiday. Quindi, se ah, certo. mh, tutti i giovani che hanno, mh, non hanno compiuto ancora 31 anni uh -huh. possono fare un anno qui e fare qualsiasi lavoro. Sì. E quindi, certo. vengono qui, fanno la richiesta del visto prima di arrivare, chiaramente, uh -huh. e poi eh, quando arrivano possono fare qualsiasi lavoro, che, per esempio, io col mio visto non posso. Certo. Ho, ho un visto, eh, diciamo, sponsorizzato dall'azienda per cui lavoro, uh -huh. e loro, mh, cioè, posso lavorare solo per loro. Se cambio azienda, le, le, le due aziende devono fare il, pass diciamo il passaggio. E, e diciamo prendere sotto di loro eh, il mio contratto, certo. Senti, una, volta Mattia, che... una, una cosa ti volevo chiedere, eh? sì, finisci scusami, una volta che hanno fatto questa cosa? E Una volta che è finita questa cosa hai tipo che ne so, 60 giorni di tempo per trovare un altro lavoro e poi devi andare via, punto. Cioè non ci stanno cose, chiari. mi invento no. qualcosa, non ti puoi inventare niente. non no. inventi niente. <ride> te ne prendi e te le torni a casa. Dicevo, c'è... Cioè, tu hai lavorato, hai detto prima, no? NPC, visto che stiamo parlando di. di... stiamo vedendo prima un po' di cose, anzi, ti dicevo se c'hai qualcosa pure, facciamo vedere pure qualcosa di, di tuo, eh, in sottofondo ogni tanto. E eh, ti volevo chiedere questo: eh, mh, hai lavorato prima a Londra, eh, quindi in vari, in vari studi, hai sentito un. un un impatto diverso una volta che hai cambiato proprio continente oppure dici no ma vabbè più o meno come lavoro lì lavoro qui eh, parlo di tutto eh, dal punto di vista sia professionale che dal punto di vista magari anche umano perché questo poi cerchiamo di capire nelle esperienze ma guarda ehm, ehm, le, le sono molto simili sono molto simili le, 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 esperienze, le esperienze inglesi e quelle, e quelle um, australiane. Uh -huh. uh, mi sembra eh, l'Australia uh, un po' più tranquilla come In vita, proprio. Mi probably. sembra l'Australia un po' più tranquilla, sì, proprio perché loro sono uh, son un po' più rilassati. Quindi, e poi hanno, ecco, forse la, la, la differenza sostanziale è che nei, nei, nei posti di uh, uh, non di comando, ma sai, il supervisore o le persone sì. diciamo, che prendono decisioni, eh, spesso sono australiane. Ok. Eh, alcuni chiaramente hanno esperienza internazionale, eccetera, eccetera, son, cioè, per carità, anzi, tutti sono bravissimi, non veramente eh, molto professionali. Uh -huh. Però ho notato che magari a Londra, eh, eh, tipo il VFX Supervisor ha girato veramente tutto il mondo è diventato VFX supervisor lì e poi magari sul, su un altro progetto poi cambia e poi cambia ancora è sempre, sono sempre alla ricerca della persona migliore per, il, per quel progetto certo. e invece qui sono un po' più conservativi eh, e tendono a avere persone diciamo di qui e questo qui fa mh, si riflette poi anche secondo me un po questa è una mia sensazione Forse perché magari ho partecipato ad alcuni lavori uh -huh. che, eh, che è un po' più tranquillo il lavoro, cioè che è meno, mh, hai meno la persona dietro le spalle che sta lì ogni 5 minuti eh, rispetto a Londra. Mi sembra però, uh -huh. vabbè, questo eh... chiaramente è quello che, che ti sta anche perché comunque di progetti. Grossi, lì hai partecipato insomma a progetti grossi. Io vedevo boh, Giuman, sì, eh, Peter Rabbit l'hai fatto lì in Australia. Sì, grossi? sì, Peter Rabbit, Peter Rabbit è un, un prodotto di, di Animalogic al 100%. Sia, uh, hanno fatto sia lo shooting che, che VFX, la color, cioè tutto fatto in house. Eh... a tal proposito, ti volevo chiedere una cosa: tra eh, le varie, ci cioè, hai raccontato un po' quelle che, ecco, come sei arrivato, più o meno qual è stato l'impatto, pensando al, proprio all'aspetto all lavorativo, cioè eh, hai trovato sicuramente tra Londra e l'Australia hai avuto tantissime ecco, stiamo vedendo tantissime tecniche anche diverse noi sappiamo in generale no, che come in qualunque campo il compositor c'è quello un po' più tecnico quello un po' più artistico tu come ti, ti definiresti? sei quello che, che gli piace più fare il taglio di luce o che si mette le cuffie là e fa la roba tecnica? No, io guarda uh... Cerco sempre di, 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 di stare dalla parte del. del, del de, uh, diciamo di, di, di creare un'immagine più fotorealistica, più okay. accattivante. Eh, poi lo strumento che usi non, 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 non mi interessa. Eh, però questa cosa qui secondo me è, mi, mi è un po'. Cioè un po' cambiata negli anni, perché all'inizio della, della carriera credevo che essere tecnico fosse eh, più importante, e invece poi andando avanti ho capito che sì. chiaramente cioè, eh, il tool, eh, se sei bravo a fare una cosa con Photoshop, falla con Photoshop, cioè eh, non, non, perché usare un'altra cosa? Cioè, sì. la cosa importante è... è, è l'obiettivo quindi l'importante è creare un'immagine fotorealistica eh, che funziona, che funziona ehm, nel aspetta poi io credo che quando uno siccome quando, sul mio contratto c'è scritto digital artist e, e tanti di noi si sente parlare ah, a un artista una, una, quindi diciamo, una cosa artistica certo. bisogna sempre mettere un paletto quindi, tipo, diciamo, ok, eh, facciamo un'immagine bella, ma nel tempo che ci danno. Perché io quando faccio, io scatto chiaramente come tutti chi scatta, chi fa foto, chi disegna, chi dipinge. Certo. E credo che quando sto davanti a un'immagine a un dipinto, eh, posso sempre migliorarlo. Quindi posso sempre aggiungere, togliere, eh, quindi, se a me non, non mi, mi bloccano, comunque eh, potrei continuare, non so per quanto. Certo. Quindi diciamo che l'immagine è sempre eh, la cosa, diciamo, diciamo, fondamentale. fondamentale, ma in base al tempo che, che, che abbiamo, poi sempre nei limiti, perché poi a volte eh, chiaramente si scade nel. Ci cioè, volte volte quando tipo c'è lo zoom al 300% o certo. 60 stop uh, di sovraesposizione e ti dicono no, no, sta cosa adesso c'è? Cioè, no, no. Devo dire che, ecco questo. Sicuramente ci hanno, hanno anche, non solo tu, ma anche dalla parte 3D raccontato un po' di cose che dette qua da un certo punto di vista non solo tecnicamente sembrano assurde, ma in realtà sono assurde in generale, nel senso che ci stanno gradi. Di, di dettaglio e di diciamo, attenzione che in realtà sono assolutamente fuori da ogni tipo di visione e occhio di chiunque da questo punto di vista perché veramente si, si arriva a un certo punto che la, la, la ricerca proprio del, del dettaglio più incredibile che in realtà difficilmente si, eh, si vede ci dice Andrea Schiavone che lì le ore extra di lavoro le pagano qua invece le fai per la gloria in realtà ti devo dire matte tu da quanto tempo manchi da, dall'italia io manco dall'italia dal 2016 mm. un, po', un po di cose devo dire che stanno stanno cambiando nel senso che come come, come sempre forse all'ultimo cerchiamo di forse prende sempre la parte la parte peggiore però pure qui in realtà eh, soprattutto, non so se è, se è la, la coincidenza che molti artisti da fuori magari rientrano anche, no? Perché molti hanno sempre dopo ne sentiamo uno di, di questi, cioè hanno sempre un po' o la nostalgia o a un certo punto dicono vabbè io l'esperienza comunque fuori l'ho fatta, adesso torno e cerco di fare qualcosa a casa mia però ecco, c ho, ho l'impressione che le cose stanno un po' anche qua insomma cambiando, mo' COVID permettendo, vediamo come come, come si riparte. Una domanda ti volevo fare Matteo era sulla, sulle, sulle tecniche invece, cioè nel senso tu come vediamo anche da, da qua insomma abbiamo tantissime, usato tantissime tecniche, quindi dal full 3D, integrazione, tecnica mista, eh, hai una, una, una particolarità, una priorità, qualcosa che, che ti piace di più fare? E, che ne so, ti piace di più intervenire sul reale, sul girato reale o sul resto? Quali sono le difficoltà, magari, che, che trovi anche negli studi dove sei stato in merito? Guarda, ehm... negli ultimi sono stato abbastanza fortunato perché, negli ultimi quattro anni da quando sono qui, ho fatto dei lavori veramente molto differenti e. E diciamo l'ultimo anno e mezzo è stato abbastanza mh, standard dal punto di vista eh, comp, nel senso, okay. mh, maggiormente abbiamo fatto blue screen, green screen, uh, set extension. Um, abbiamo lavorato molto con uh, uh, tra l'altro questo studio è, è, è Metod usavano Vray che, che, okay. che forse è la prima volta che mi capitava che usassero questo motore di rendering mm -hmm. e quindi sai le classiche cose che che, che si usano però sempre vedo vedo mh, di più e con piacere che, che praticamente c'è molta sempre di più integrazione tra il comp e il lighting sì. quindi ehm, non, so, non so adesso come funzionano le, le interview di lighting però eh, è sempre più importante per il lider conoscere anche il software di compositing sì. e, e praticamente quando noi Uh, Compers apriamo e partiamo diciamo partiamo dalla base del lighting e proprio dal progetto uh, di nuke o del software di compositing di, di, di lighting uh -huh. e, e questa cosa qui è, 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 è stata portata molto avanti soprattutto in Animalogic c'è e... un rapporto stretto, diciamo sempre tra, tra lighting e comp. Ma c'è anche proprio una figura di mezzo, a parte ovviamente producer, eccetera. Oppure ne, parli, ne fai un discorso proprio di, di dialogo? C'è tanto dialogo, ma poi hanno. Praticamente, hanno, hanno, il, il supervisore è, è un ragazzo italiano, bravissimo che si chiama. Francesco Sansoni okay. e, e praticamente hanno uh, diciamo in ogni review di lighting sì. era, in, era incluse, erano incluse delle cose per, per dei, dei pass diciamo per far combaciare sia il set reale okay. Okay. con il lighting e sia Diciamo il, poi il lighting la direzione artistica eh, con, con, con la scena, e, e qui, quindi diciamo, è un approccio molto più scientifico certo. del, 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 della scena rispetto al fatto che ah, forse questa cosa la vorrei un po' più così, un po' più così, cioè, è, è, è una, diciamo, ti dà in maniera visuale in review. Eh, di, di, di diciamo di vedere quello che eh, quello che era la corrispondenza e in questo modo eh, usando quella cosa lì come base mm -hmm. e, e il supervisore essendo presente sia alla review di lighting che poi al processo di compositing sapeva tu da dove partivi certo e, e quindi mh, fa anche in modo che, che tu, alcune cose sono tipo una base, non, alcune cose non le tocchi, o alcune cose sei, sai che da dove devi partire, devi modificare questo, quest'altro. Quindi io ho trovato questa cosa molto, molto interessante sull'integrazione sul, tra, tra, tra lighting e, e compositing, e poi chiaramente tutti i dati. Eh, che ne derivano, quindi, che ne so, il il pass di LiDAR eh, oppure un, certo. le geometrie per proiettare le ombre o m, m, per fare le, le uh, dei, dei part, qualunque per, di per fare clean up, un un qualcosa, insomma. Certo. E tu c'hai cioè, questa cosa che, mai, che hai detto prima molto interessante, soprattutto perché vale un po' l'uno e l'altro, nel senso che fa lighting. E conosce un po' di compositing sicuramente è avvantaggiato. E viceversa, chi fa compositing che ne sa, un po' di 3D o comunque ha capito quelli che sono i meccanismi. Eh, non può che essere un, un, un vantaggio da questo punto di vista. Tu c'hai un, un motore di rendere in particolare, magari da, da compositor, visto che io sto da, diciamo dall'altra sponda. Eh, capire se eh, con tutti questi questi con tutti questi studi in cui sei stato. C'è un motore di render in cui dici oh, cazzo, questo ha un'incisione che rispetto agli altri non ci sono, è molto più comodo, e molto più, ha degli, dei pass molto più eh, diciamo maneggevoli. Anche se, se credo che e, e, magari questo ce lo dici se c'è un, una cosa molto legata alla pipeline in grossi studi di, di questa roba. insomma. Ma guarda, ehm tutti i motori a, a, che, 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 con cui ho avuto a che fare, eh, poi per quanto possa io sapere di 3D, eh, hanno i loro pro e i loro contro, quindi non, non ce n'è uno che veramente spicca. Eh, la, uno che era veramente veloce eh, e la velocità comunque è tanto importante e comunque anche la qualità era ottima, era quello di, di, di Animalogic che è un motore proprietario. Mm. che si chiama Glimpse credo e comunque è un motore rendering proprietario e oh, quando ho fatto per per, all'inizio che sono arrivato qui in Australia che ero in Luma ho fatto anche un po' di, di lighting e usavamo Arnold eh. e, e è stato veramente un incubo <ride> Oddio, perché, perché... Eh, la qualità era buona cioè ottima però i tempi di rendering proprio biblici. Ah no, quello è vero, quello è, well, è vero. E poi non, non, non mi hanno messo a disposizione una documentazione eh, adeguata per, per il task. Mm -hmm. Cioè, lavorare fra fare dei rendering in 2K su un film della Marvel con lo sfondo Full CG certo. richiedeva, secondo me, un, una documentazione più, più importante. Però, alla fine, dai, un paio di, di, di shot buono, so, so, buono. soddisfazioni. <ride> sì. Tanto ho trovato un articolo su Glimps. Poi alla fine lo postiamo perché è interessante. e Me lo reggo pure io, molto molto volentieri. Eh, volevo chiederti un'altra cosa. Allora, tanto dice, eh, ci dice Lino: Che ne sa quanto è diffuso il deep compositing negli studi high end, vedi? Interessante domanda di, di Lino. Guarda, è, è abbastanza diffuso eh, quando serve e poi eh, dipende dal... dal um, cioè da, da quanto questa cosa poi velocizza il lavoro, Piutt perché è vero che per esempio su... in, uh, in Peter Rabbit... Sì. Avevamo forse in alcuni shot, non so, 20 20 o 30 eh, animali, quindi topi, conigli, eh, c'è cioè, cioè il, il pig, il, il, il maialino, insomma, c'è cioè, tan tanti eh, personaggi CG da integrare nella scena, quindi sarebbe stato... E, con, e poi c'erano tutte le roto dei personaggi, certo. quindi eh, sarebbe stato utile avere il deep compositing. Però mh, siccome queste scene con tutti questi personaggi non erano poi così tante, cioè non erano tutte nel film, ce n'era qualcuna, poi in altre erano magari quattro conigli o tre o due, quindi hanno fatto una scelta di non uh, usare il DIP perché comunque il DIP ti rallenta. Quindi certo. ogni calcolo, ogni volta che devi fare è vero che abbiamo dei computer potenti, non so, 64 giga di RAM, eccetera, eccetera, però sempre eh, comunque un po' di cose di vederle live, refresh, cioè serve. Quindi alla fine. Quelle scene così, magari se sono poche si, 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 comunque si, si preferisce usare la, la, Quindi, diciamo la tecnica diciamo che tradizionale parte, di base anche lì. Insomma, non è che è pronti via, vai, si parte no, da no, TIP ma, ma infatti, la, la, secondo me, la, la cosa, dif, cioè la, la, la vera mh, la, la cosa su, super migliore che hanno qui. Certo all'estero sono le pipeline cioè il fatto okay. che hanno qualcuno che dice ok questa cosa la facciamo così così e così perché io già l'ho fatta perché so già so cioè, chi è che decide già sa so tutti i problemi di tutti o comunque l'immagina li o comunque chiede agli altri dipartimenti e quando fanno delle scelte spesso sono cioè, hanno delle ragioni tecniche Certo, sta, sta qui, quindi quando ti dicono si sì, si fa poi magari chiaramente anche qui alcune co col senno di poi dice: No, magari questa cosa avremmo dovuto farla così, magari il pro progetto successivo. Però di solito è capitato che comunque ecco, l'abbiamo usato. Magari che ne so, alcuni shot di eh, Men in Black, dove c'era il fumo, cioè ha ah, il. Uh, lo smoke, tutto il dust le, le particellari quindi è comodo usare il deep compositing hai tanto controllo l'abbiamo usato um, eh, l'abbiamo usato spesso qui in Method però cioè, io non sono un amante del, del, del deep perché chiaramente tante cose proprio stai lì che aspetti questo frame che carica che certo però eh, l'alternativa sempre lì non sta dicendo che era quella domanda che mi stava venendo in mente quanto Cryptomatte ha cambiato e migliorato il lavoro del compositor in realtà è un'alternativa no più che sì 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 no io sono mm, un fan sia del Cryptomatte che, che del del Point um, Diciamo come si chiama position point? Sì, sì. E quindi il pass che ti permette, tramite la geometria, di, di selezionare di fare delle maschere. No, il piref è l'amico di Mo. mo ecco, appena arriva Favale. Appena arriva Favale, ciò, ci facciamo. Ah, il... Lui è il piref, sì, sì, sì. <ride> lui è piref proprio. Ma ha fatto impazzire alla fine. Ci siamo riusciti, però, ma ha fatto, fatto impazzire nell'ultima nell cosa. però senz'altro. Ecco, con la. Intanto eh, una cosa che volevo chiedere, Nuke Solamente. Sul, Oppure sì. anche parlando di software, ecco, per chi vi è interessato al compositing in questo, in questo campo. Guarda, io ho, ho iniziato. Ho iniziato con Shake, okay. che era la versione, forse era 2.5 su Windows, e poi era la 4 su Mac che era ancora addirittura non era nemmeno Intel poi dopo è passato a Mac Intel e poi sono passato a Nuke quando ero a Londra a The Mill mm -hmm. e, e poi da lì sempre Nuke ho visto delle cose carine con, con Fusion si sì, stavo dando pure ultimamente roba simpatica e chiaramente se si fa motion graphic così after effect è, l, è, l, è lo standard esatto. vabbè quindi diciamo sicuramente quello è, è, è la base mi dicevi che ci stanno un bel po di, di, di tool ovviamente proprietari come è normale che sia però quanto ho capito insomma niente di particolarmente complicato c'è una formazione immagino no? all'inizio soprattutto sì 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 sì, certo. in, ogni, in ogni società cioè, mh, alcuni lo fanno che ne so, l'Uma Pitcher lo fa con un buddy quindi ti mettono a fianco una persona che per tot eh, settimane ti sta vicino e qualsiasi cosa vai da lui gli rompi le scatole e poi gli paghi la birra, chiaramente <ride> e, mh, mh, e non so, magari eh, Animalogic ti mette la, la prima volta che ho lavorato lì mh, avevo vicino il lead e sì. quindi ogni cosa andavo lì chiedevo così però spesso i tool sono mh, più che altro sono di pipeline più che di cioè, sì. nuke, quello è certo. più, più o meno quello è poi cioè, non so cioè, eh, ognuno ha il il nodo che ti fa l'edge extend c'è cioè quello che il cellulare è proprietario. C'è cioè quello che c'ha il gizmo, cioè, però sostanzialmente quello fa, sposta il bordo, poi dopo cioè. eh, come si chiama con le varie funzioni, eh, diciamo, sono, sono, sono quelle. Invece i tool di pipeline, quelli ogni, ogni società ha quelli proprietari quindi quello che ti fa fare i daily, che ti crea i quick time. Eh, eh, piuttosto che ti fa entrare in, che ti fa loggare nel, nello shot che certo. eh, piuttosto... velocizzano e soprattutto limitano al minimo il margine d'errore umano, sì. sovrascrivi fai, cambia nome sì, cioè quello non esiste quello non, proprio c'è cioè, cioè pure il tool, per esempio adesso lavoravamo un film cinese in 4K che è stato veramente, ci cioè, ha riempito tutti i server così e praticamente c'avevamo un tool per liberare spazio su che ne so di tutti i pre comp che non si usano più. Così, e però è tutto automatico, certo. I eh... sviluppatori di Python eh, avranno un posto sicuramente in Paradiso perché qui non saranno mai troppo ringraziati. Intanto, Nicola, eh, anche ci ringrazia per il Piref e Cryptomat, Ringrazia la. Eh, tipo l'invenzione della pennicillina, insomma, una roba fondamentale. Anche Roberto, non dover fare più una carrettata di matte per la comp da quando sono uscite criptomatte, deve ancora riprendersi. Lino ci fa un'ultima domanda e poi andiamo, eh, mettiamo dentro. Già lo vedo in diretta l'altro ospite di giornata, chiede un'ultima domanda su Nuke: il formato 3D che può gestire Alembic FBX è possibile importare geometrie animate deformate? Via Bono Cash. Chevo di dire che può gestire l'MBK FPX. Uh, è possibile importare geometrie animate deformate. Sì, è possibile, lentezza e eh, Ma guarda, dipende dalla geometria. Mm -hmm. eh, però si fa, si fa. Io. Mh, il primo lavoro che feci così, addirittura è stato eh, l'ultimo Potter, l'ultimo Harry Potter. Mm -hmm. era um, eh, C'era la geometria, era in... forse poi in cache, forse yeah. era un era po' in cache la geometria e quindi proiettavamo la... la la mappa uv del del, eh, del, certo. um, del volto di, di harry di di no di, di voldemort a ah, quello che vedevamo prima allora ok quindi lo, noi praticamente avevamo un tool che in automatico um, Diciamo come se specchiasse la camera, quindi la camera, noi avevamo il, il match, era tutto basato nell'interazione tra match moving okay. e comp, quindi praticamente loro avevano questa camera che era, era perfetta e poi avevano il, la roto animation della geometria del, del, della faccia e quindi facendo questa cosa riuscivano a stabilizzare. La faccia quindi tu potevi avere al centro del tuo schermo sempre la faccia la geometria della faccia certo. e quindi in questo modo avevi questa diciamo quest questo questo v quadrato che si muoveva ogni frame però rimaneva fisso quindi tu potevi fare un paint e, e fare il paint out e poi riproiettare il diciamo certo. il make up digitale sostanzialmente è abbastanza abbastanza usato allora io in realtà Matteo adesso sicuramente arriva un momento in cui eh, me ne parlavi tu e ne parleremo adesso con, con Ale che già sta dentro lo vedo e una cosa molto importante per i ragazzi che ci seguono che okay? è il lavoro da remoto, okay? intanto facciamo... ci sta Ale che è direttamente dal Cocorico mi pare perché parliamo <ride> di lavoro di lavoro remoto con uno che sta al mare, che però ah, devo mai. dire che si è fatto un culo così fino adesso. Come stai, sa? Tutto bene, grazie a voi. quanto è che non vi vedete? È bello, mi sento un po' rafferla carrera. Eh, Matteo saranno 3-4 anni, penso. Lo vedi? L'ultima volta vedo. siamo visti tra l'altro a casa tua. Sì, sì. Lui è stato il mio primo mentore quando ho iniziato. Lo vedi? Lo vedi, Matteo? Eh. Ho fatto il danno, <ride> becchio, e e dice, quando sbagliavi, diceva vai Sbagli tranquillo, solo alla morte non c'è rimedio, e quindi poi tutto. <ride> lo vedi? Avvicina allora, all'importe, sentiamo poco, ti saluta Tarallo, eccetera. Allora, ragazzi, io con voi volevo chiedere proprio questo: intanto, due cose fondamentali. La prima è, eh, ovviamente, visto che mh, in questo caso con lockdown, Ale ha lavorato dall'Italia l'estero in quest'ultimo periodo tu umate tra lockdown ma in generale ovviamente ha lavorato pure da remoto. Quali sono intanto i consigli generali per per capire come poi vedremo come presentarsi sicuramente, ma intanto com'è proprio lavorare da remoto da da professionista, cioè se, se è una cosa facile e difficile, meglio uno, meglio l'altro, quali sono le difficoltà i pro e i contro. Facciamo partire Matte? Dai, sì, Vai. sì, sì. Beh, io in verità preferisco in house perché comunque perdi proprio il contatto con le persone, cioè, non, eh, non prendi un caffè, non fai una pausa, non fai una chiacchierata. Quando stai a casa, secondo me lavori il doppio, e stai solo, cioè, c'hai la chat, parli col producer. Se c'hai il lead di riferimento, scrivi al lead, stessa cosa vale per il supervisore. Devi aspettare i teli. che bene o male se ne fanno due o tre al giorno, quindi magari c'è dei momenti morti e ti butti sul divano. Aspetti due o tre ore, eh, non lo so. Daremodo è, è bello da una parte, ma preferisco lavorare dentro lo studio. Secondo me, contatto: sei d'accordo, Matteo oppure Riccina, che e se Io sto a casa mia. Ma guarda, fare... sì, no, no, guarda, in, part, in, parte, in parte sono d'accordo. Eh, credo che il lavoro um, intanto è più è più veloce. Eh, non è il lavoro, perché il lavoro più o meno è lo stesso. Perché tanto noi cioè eh, Entriamo un po' nel dettaglio del lavoro da remoto. Si lavora la macchina è quella dell'ufficio. Certo. Diciamo, la macchina su cui si lavora almeno noi. Eh, a metodo avevamo la macchina dell'ufficio, quindi io mi loggavo nella mia macchina, C'avevo 10 password ogni mattina, così e, e il computer di lavoro, le persone qualcuno era lì magari eh, a far riavvio del computer così vedeva il mouse, cioè il, il, il cursore che si muoveva, quindi cambia poco. Però la, la, è più veloce il fatto che comunque parli col supervisore, ti alzi, c'è cioè, un problema, vai da quello a fianco. Eh, C'è cioè il contatto umano comunque per quanto sia, comunque tanti, tanti so proprio nerd che stanno lì con le cuffie si isolano dal mondo se si, si vedono i videogame da una parte così però manca proprio cioè, parlare, quello ti, ti spiega le cose. Il supervisore magari ti, ti, ti fa il paint. Ti, Guarda, qua vorrei questa cosa così è veramente è tutto più veloce invece diciamo da ecco da remoto eh, chiedi fai chiedi a quello chiedi a quell'altro dai e poi ecco proprio il rapporto umano certo. eh, però però, però mh, secondo me questa cosa del io, io vedo ogni cosa che capita comunque come un'opportunità e quindi questa cosa del covid del, del diciamo del lockdown ci ha fatto capire che questo lavoro perché veramente famiglie che si spostano gente che cambia continente muovono le persone come pedine e, certo. e questo, questa cosa invece ha fatto capire che forse anzi sicuramente c'è un altro sistema per fare questo lavoro tanto è vero che noi la, la, la method abbiamo fatto la prima settimana il tipo il 65% dei daily che facevamo normalmente da remoto, e, e praticamente dopo un mese facevamo il 95% dei daily che facevamo durante, cioè, quindi praticamente uguale, come se lavorassimo in, in house, quindi questo ha dimostrato, ah, infatti, Adesso hanno, fatto, hanno richiuso, hanno fatto, rifatto il lockdown, però quando comunque si riapriva sono stati molto cauti, ho detto fin quando non siamo proprio sicuri al 100%, tanto noi comunque il lavoro certo. possiamo andare avanti. Una cosa, mi è venuta in mente una, una domanda. Intanto eh, Alessandro Tarallo dice che è bello lavorare in studio solo se c'è Marco Bersani e dopo ci ricolleghiamo a sta cosa, oltre che Ale è un, de un deficiente, ma che ci dobbiamo fare? Ti ringrazio. Comunque Ale, detto questo, anche ah, Alessandro Contenta invece dice Matteo, quando sta a studio ha le cuffie e si guarda o la Roma o la webcam di anzio. Quindi questo è vero, questo è vero, <ride> è vero quando stava a Roma. Però la cosa che mi viene in mente è questa. Eh, prima dicevate ah, no mi piace cioè, scambiare qualche parola qualche confronto prendersi il caffè eh, forse se sei in Italia all'estero avete trovato questo tipo di cosa aspetta, eh, fare gli scherzi Andrea Schiavone eh, lo vedi, lo vedi. <ride> però ecco questa è una cosa che c'è in Italia tra italiani all'estero è scema, scema un pochino oppure no alla fine tutto sommato che avete viaggiato molto tutte e due e siete stati in tanti studi quindi è una, è una cosa che in realtà è un luogo comune oppure effettivamente è così? Ma all'estero è meglio secondo me, è proprio la società che te lo fa, cioè tu vai a lavorare a NPC alle 6, c'è cioè le birre gratis, in modo che lavori fino alle 8, o c'è la cena, stessa cosa, ti puoi ordinare la cena e tutto quanto, qua in Italia non c'è questa cosa, c'è cioè, col collega, se sta simpatico o no, questo è da vedere e quindi devi apprendere prendere il caffè. All'estero è proprio che loro cercano di creare cioè una sintonia fra, fra chi lavora insieme. Eh, poi dipende sempre da che società, però quasi tutte cioè, hanno una cosa che c'hai la mattina la frutta, eh, fai la colazione, a pranzo ripassano e ti portano la frutta, eh, puoi ordinare la cena, il venerdì dalle 5 comincia a arrivare un milione di birre, quindi stai là, lavori e comunque stai con altre persone. In Italia boh, non ho mai vissuto questa cosa, tranne forse in All One l'ultima società che abbiamo lavorato insieme. Perché eravamo tutti amici e ci conoscevamo tutti da una vita, quindi era un'impostazione diversa. Sì, quello è vero, quello è vero, quello è vero. A ah, Tarallo ti dice: togli la sabbia dal microfono. Eh, <ride> non posso fermare. C'ho il cagnolino sotto, capito? Eccolo, vedi. Te invece Ale tu Matteo pure hai trovato non più o meno la stessa cosa. Ma no, diciamo che io mi sono abbastanza um, ambientato uh -huh. qui. Comunque eh, um, ho capito che sai, ci, ci sono persone che sono un po' più mi viene in inglese sono shy, sono, cioè, sono, sono un po' più timide, sono un po' più riservate e, e poi magari. Almeno qua in Australia, comunque, in tutti i lavori, non solo in VFX, ma in tutti i lavori le persone vanno e vengono. Eh, sembra strano, anche se dall'altra parte del mondo, comunque ci hanno molti lavori stranieri, lavoratori stranieri, quindi è difficile per i ragazzi comunque fare, fare eh, eh, gruppo. Esatto. comunque fare gruppo e diventare amici fuori dal lavoro, eh, però ecco. Cercano comunque ecco, veramente ogni società ha un, un dipartimento cultura. Eh, quindi ti, ti consigliano magari qualcosa da fare nel weekend, mostre, eh, eventi, festival, eh, e poi magari organizzano, non so, animologiche organizzano. Delle, uh, dipingere tutti insieme fare de delle cose di pittura o piuttosto magari in altra società andiamo usciamo andiamo a fare le fotografie eh, quindi c'è attenzione diciamo per le persone eh, però mh, comunque noi italiani siamo sempre prendiamo un po più tutto sul personale questa nel bene e nel male Capito? Cioè, nel senso, magari finisce un'esperienza lavorativa e no, perché non, non, non mi hanno chiamato perché gli sto sul cavolo a quello, no, oppure è, chiaro, è successa questa però... cosa. E invece, invece, magari, cioè, a volte capita che il lavoro finisce, oppure magari. Cioè, io mh, ho imparato all'estero a dividere il lavoro e eh, la sfera personale però ecco è difficile perché poi soprattutto nei VFX uno sta veramente passa più ore con, con, con i colleghi che con la famiglia eh, ma chiaro, chiaro. se invece dovesse consigliare parlando sempre del, del remoto è chiaro che eh, già di base un ragazzo che ha boh, magari non tantissima esperienza ma eh, diceva prima Ale Matteo ci diceva come eh, questi grossi studi, è chiaro che se alle spalle non c'hai, no? Già un'esperienza grossa eh, all'estero, molto complicato eh, diciamo, accedere o per carità, andare lì, figurate penso, diciamo da remoto è una cosa che potete consigliare di fare a un ragazzo che magari non ha le primissime armi, ma che già ha qua un minimo di esperienza, oppure comunque pensate sia una cosa un po' più da, da senior o da pro male, ma cominciate stavolta, no? Ma secondo me uno ci può provare, dipende sempre se sei intraprendente o no. Tipo io adesso quando ho lavorato con Screen da casa, la prima cosa che ho fatto era la chat de del progetto, che abbiamo fatto un progetto Disney che è andato su Disney+, Plus, eh, Vision, WandaVision. La uh -huh. prima cosa che ho fatto era cercare di capire come funzionava la pipeline e tutto, se c'erano dei preset... Eh... Eh, se c'erano già dei shot approvati o no e sulla chat trovo l'italiano classico perché tanto li troviamo da cioè lavoriamo ovunque certo. e gli chiedi comincia a fare mille domande come funziona come non funziona di qua e destra adesso secondo me è un po' intraprendente perché a me mi hanno lasciato all'inizio ho detto ok comincia a guardare qui poi ci sentiamo mercoledì era lunedì Almeno non è che mandava certo. testa a cercare insomma, no, capito, no, molto più che faccio tre giorni, certo, eh. certo. No, più che altro, magari pure la cosa mi viene in mente, magari in uno studio un po' più piccolo. Che dici, Matteo pure tu? Ma guarda, io ho notato cioè lavorando poi sempre in house e poi gli ultimi quattro mesi praticamente da, da remoto. Mh, trovato poche differenze eh, rispetto, rispetto all'ufficio, quindi il, il consiglio mh, è sempre quello di eh, quello che do anche quando in ufficio, cioè prima, prima chiedi e prima c'è la risposta quindi qualsiasi qual, tutti quanti eh, non aspettare che venga, tipo mh, ore e ore a risolvere un problema, c'è un problema eh, ci si alza, si chiede o se noi abbiamo la chat interna si chiede al lead oppure a, a semplicemente a una persona che sta lì da più tempo e se ha subito la risposta. Quindi il lavoro da remoto l'hanno organizzato molto bene, l'hanno reso come quello da, da diciamo in house eh, quando ci sono le call si possono fare, cioè le review si fanno. Eh, eh, o una a uno oppure con il supervisore, eh, supervisore, composi, supervisore del, del VFX e, e magari la, la segretaria o la producer che, che diciamo, scrive le note o ti aiuta o tiene, tiene conto de, de, delle precedenti review così e si fa con, o con Zoom o con Teams Okay. Eh, quindi si, si ha modo di condividere lo schermo quindi il, tra di loro i supervisori possono prendere ehm, eh, il controllo del, 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 sì. del player fare dei paint eh, quindi ti, ti indicano alcune cose eh, su, 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 sullo, sullo schermo hai anche mh, una piccola webcam quindi per esempio se quello ti dice una cosa, o il tono, comunque riesci un po' a capire. Eh, quindi è praticamente come essere in teatro: certo, in teatro hai la risoluzione del teatro, tutto quanto. Però, mh, eh, dopo un po', insomma, fai un po' l'occhio. La cosa principale, per, per uh, che comunque io ho sofferto un po' all'inizio quando sono venuto in Australia, non, non uh, eh, quando ero a londra a londra no. si parlava si parlava molto ma molto meno qui in australia si parla molto di più quindi la cosa principale è l'inglese ok quindi, che soprattutto si parlava molto meno Martè? che intendi per molto meno si parlava molto meno che ehm, magari a volte tipo la review fatta dal lead eh, era molto dettagliata e, e, e tutto quello che ti diceva te lo mandavano per email. Okay. A volte, magari, nemmeno ti chiamavano. Almeno per, per quanto mi riguarda, siccome il progetto era tutti i shot erano abbastanza simili, magari nemmeno ti chiamavano in review. Quindi ti davano proprio il commento. Lui, il lead, guardava le cose, ti, ti dava il commento e te lo mandava per email. Tu okay, guardavi l'e-mail, lapidario. Eh, qua così ti faceva il puntino col cerchietto. Qua voglio questa cosa così. Bam, facevi quella, fatto. Faci, seguivi le istruzioni, finite. E andava sempre bene. Mi è capitato tipo due volte che, che il comp supervisor ha dovuto intervenire, però le altre volte sempre il lead diceva: Questa cosa va bene, va bene. Punto. Invece qui si parla molto, quindi vai in review, prendi appunti. Quindi se non capisci, beh, cioè, quello beh, un po' ti indica, ti dice così, così, però eh, se, se, se ti dice rosso e capisci verde... Vabbè, a me pare un problema. Senti, ci, ti saluta intanto Gabriele, a me e a te Ale Gabriele non ci saluta, anzi, capisci? Ciapponi mi deve ancora una cena. Ecco, lo mo vedi, mo saltano Mazzali. saltano a fare le <ride> cene così. Ma esce, abbandona la conversazione. Gabri, e invece un'altra cosa che volevo chiedere, se eh, sempre per quanto riguarda il, eh, il, lavoro, il lavoro da remoto, eh, non so, tanto Ale pure c'è una curiosità, eh, pure per lui, se eh, preferisce, proprio per capire due compositor diversi, se, se hai una preferenza magari nel, nel compositare qualcosa su un girato reale piuttosto che full 3D dall'ultimo lavoro che abbiamo fatto. Eh, che c'era un'integrazione o tecnica mista. Tu hai una, una preferenza? Trovi difficoltà rispetto a un'altra. No, però ultimamente piace più lavorare con le, diciamo, il CG mm -hmm. l'integrazione con la action. Eh. Boh, forse è meno sbattimento. Quando lavori con green screen o blue screen eh, per le matte e tutto invece sul CG ti concentri direttamente a come lo vuoi fare. Insomma, no? cioè, prendi le reference. Delle, le luci di che c'hai su live action, insomma. No, eh, no. Preferisco questo adesso. Poi, certo, che c'è il blu screen integrazione è ben venga, però fu sì. Gli di ti è, ti diverti di più. più, secondo me. Sentire cosa potreste consigliare a un ragazzo. Ovviamente, adesso no, è tutto chiuso. Non dove vai, sta a casa. Però eh, nel momento in cui eh, ecco, decide di fare quel tipo di esperienza, se ti dovessero dire di, a ah, papà, la prima cosa che ti consiglio è questa. Comincia a te, Matteo. Oddio. Oddio. La prima cosa che devi dire. Che potrebbe essere che ovviamente non è attento che ti fregano tutti. No, quella, Cioè, una cosa che... No, no, gioco, no, no. Assolutamente la prima cosa no, che... No, no. che... No, allora. E la, pri la prima cosa veramente è um, credo che il nostro lavoro poi in, secondo me a me almeno per me ha influenzato anche poi il modo di vedere eh, diciamo tutte quelle cose che ci succedono nella vita uh -huh. è, è essere um, um, Molto come eh, non, non trovo la parola, essere super critici oh, con okay. se stessi, okay. e quindi guardare quello che, che, le immagini che facciamo in maniera critica, e a me, a me ancora oggi, capita, è un, un difetto che cerco giornalmente di. di, 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 di Migliorare, diciamo di, di migliorare, e di guardare l'immagine nell'insieme e di vedere, diciamo, le parti importanti dell'immagine e quello che vado a inserire o a togliere dall'immagine per migliorarla. e Quindi quest, questo processo è un processo di eh, critica e di costruttiva, certo. eh, tante persone, magari quando tipo, lavorano con... perché poi magari io ho il carattere di che ne so devo dire una cosa a una persona e la di so magari come dirla un'altra persona magari non è capace però se il suo ruolo è di dirti quello che devi fare quello è, eh, quello è il suo ruolo quindi ehm, non prendere le cose sul personale cercare di essere super critici e mh, ascoltare ascoltare le persone che lavorano con te, perché le persone che lavorano con te sicuramente hanno risolto un problema prima di te, magari non tutti, ma uno, solo uno prima di te. Quindi se tu chiedi chiedi tu l'hai risolto questo problema? Ok, sì. Che come faccio? E quindi sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista tecnico eh, essere critici secondo me è una cosa che ci fa crescere in una maniera eh, esponenziale e, e velocissima. Capito? Bene, perfetto. Ale, te che dici? Guarda, io ho tutte le stesse parole che dice Matteo perché sono le stesse che mi ha detto quando ho cominciato a iniziare il primo giorno con lui. Una decina, credo, saranno passati 7-8 anni fa. E poi in generale l'umiltà. Nel senso, anche se lavori dopo 10-15 anni devi rimanere sempre umile, perché comunque ci sarà una persona che magari lavora dopo sei mesi, ma ha visto una cosa che non sai fa e te la può spiegare tranquillamente. Solo certo. questo, certo, poter sempre come, come, come ci si presenta? Uh, boh ho anche un interview, una roba del genere. Insomma, cercare di eh, boh anche qui se doveste dare un consiglio su. Guarda, a me, con me ha funzionato, ha funzionato: questo piuttosto che qualcos'altro. Eh, Ale, te pure di, di colloqui, di interview ne hai fatte tante. Anche qui, se dovessi dire, Guarda, punta su. Ale, presidente, eccoli. Hai sentito? Sai? È eh, eh, quello che sì, dicevo. Sì, cioè, un secondo, no, per essere soltanto onesto. sì, sì, ho sentito, È essere soltanto onesto. Cioè quando fai un no, okay. di quello che sai fare, quello che non sai fare, quello che ti piacerebbe fare, quello che vuoi imparare, e questo, l'onestà. Perché secondo me se vieni una persona onesta, io ho conosciuto un, um, un, um, un td facciale di, in gueda che faceva interview. E mi spiegava che la cosa principale che guardava lui era l'onestà della persona dice io preferisco magari prendere una persona che è meno pratica però vedo più onesto che una persona che eh, mi, durante l'intervista mi fa vedere mille cose certo. però lo vedo già che si pensa è arrivato e quindi se ci devo andare a parlare o comunque a, a interloquire per, per il lavoro magari mi crea problemi perché lui dice che lo fa in quel modo cioè quello è la cosa certo. di essere Onesto, questo penso. Ottima chiave. Matte? Sì, sì, anch'io, 100%. Cioè, credo che la, mh, eh, cioè, dire la verità è quello che, che, che è la cosa migliore per tutti, perché tanto eh, soprattutto più si cresce col livello, più si va in, in, eh, in società dove la qualità del lavoro è alta e più Molto probabilmente chi è che fa l'interview chi è che fa il supervisore o chi è che, che decide poi ne sa, ne sa tanto. Quindi quella persona lì, se arriva qualcuno che non sa, non è che, che, che chiede, cioè quello lo capisce dopo un minuto. Quindi, eh, anzi, tornando al discorso di prima, se invece uno è onesto e dice, senti, a me mi è capitato quando sono andato che ne so magari i primi progetti con deep ho detto ragazzi io non l'ho mai fatto eh, certo. in Italia non, non si usa eh, certo punto. Eh, ah ok va bene allora così 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 si fa prendi di qua c'è la documentazione poi qua così e piano piano si impara ma anche loro son, tante tecniche sono nuove quando devono fare un film nuovo magari un Società che non ha mai fatto cose col furre col pelo, cioè certo. eh, si fa si, si studia e se, se tutti quanti studiano quello che è eh... onestà, certo. onestà, eh, onestà. La base, no, la base del nostro lavoro: la curiosità, l'andare avanti e cercare sempre no, di, di migliorare. Ti beccano, cioè nel senso tu poi di qualsiasi ti ti cosa. Basta che apri nucchio e vedi quello che fa, non fa o che fa, insomma, e quindi se arriva una persona che ne sa sicuro, arriverà una persona più di te quando apre, vede insomma, se, che qualcosa non, tor non, non torna. Quindi ti puoi dire bene la prima volta, poi se la seconda volta tu riapre, ci sta sempre lo stesso problema, e dici aspetta un attimo, allora. certo eh. non, è proprio, non è proprio così. Beh, la, la cosa dell'onestà, direi che è un'ottima un chiave anche per chiude e mandare ha letto Matteo, direi, Ale, perché lì ormai eh sì. si è fatta una certa, come dici, eh Matteo? Eh sì, eh. Eh sì. mezzanotte, domani... Oh, beh, tanto domani comunque, diciamo, sono unemployed per ora. Ah, vabbè, però, eh, ah, è vero, lì, lì un, po', un po' proprio uscirà, com'è la cosa, io penso di mettere no, metti no, pesante no, no. e con una tavola. No, adesso sta free, non c'è contratti, capito? Eh, no, eh, Vedi, cioè, quando da remoto con l'italia così la li con l'italia lascia perdere ma come ogni volta che si avvicina a questo periodo in italia ti dicono ok ci vediamo dopo ferragosto eh no certo. vogliamo lavorare adesso è così infatti è così ma è quello che, che diremo anche a chi ci segue io ragazzi vi, vi ringrazio e eh, perché è stata una chiusura diciamo d'attività noi ci rivedremo a settembre e chissà magari ci rivediamo e facciamo un, un altro webinar, spero che sia stato interessante per tutti, direi di sì da quanto ci hanno seguito e intanto volevo ringraziare Matteo dall'Australia e soprattutto volevo ringraziare aspetta c'è una domanda da Alessandro Contenta vabbè ma quindi non torna per niente in Italia, manca a trovare i vecchi amici eh Ale, eh, che devi no è chiuso, è chiuso là lo vedi, lo vedi border <ride> closed Vedi? troppo serio? Questo Matteo me lo ricordavo più. un Mattarello ai tempi di macchinari. Gabriele, tra così, vabbè. Gabri, eh, ma qua eh, deve fare. Fa, eh, gli anni passano per tutti. Ormai se ne parla a settembre. Bravo, bravo. E, ragazzi! Ecco, se ne parla a settembre. Buon Feragosto, ma manca una vita. Vabbè, fa niente. Intanto vi ringrazio. Quindi aspettatemi in linea perché adesso salutiamo tutti. Così ci salutiamo pure per, per conto nostro. Va bene? Grazie, ciao, ciao, grazie ciao a tutti. tutti. Grazie a tutti voi. Ci vediamo a settembre.